Dicevo, si è persa per strada la commissione presieduta da Morra, perché non basta andare sui territori a fare le audizioni, ma successivamente alle audizioni, quei materiali, quegli approfondimenti, quelle relazioni che le prefetture, piuttosto che la magistratura, piuttosto che le forze dell'ordine ti consegnano, le devi studiare, le devi elaborare e devi provare a tradurle in relazioni conclusive di un percorso che la Commissione antimafia può e deve mettere a terra e indicando al Parlamento azioni, provvedimenti, strumenti anche di modifica legislativa. Ecco, la Commissione presieduta da Morra tutto questo non lo ha fatto. E sono stati, lo dico, come dire, con molta franchezza e molta sincerità, sono stati 5 anni buttati via. Questo è il giudizio che dà il Partito Democratico. Lo ha dato il nostro capogruppo in Commissione Antimafia, Franco Mirabelli, l'ha data responsabile della giustizia, Anna Rossomando, diciamo, mi aggiungo, perché onestamente è stata una presidenza che al di là del lavoro materiale che non ha fatto, perché se lo paragoniamo ai 5 anni di presidenza di Rosy Bindi, diciamo è un paragone veramente improponibile, però poi stiamo al merito e anche alle possibili conclusioni o azioni che si sono messe in campo, ecco. Se stiamo a quelle, diciamo, il giudizio è ancora più severo, perché diciamo, non, spesso e volentieri la Commissione non è intervenuta laddove c'è stata la necessità, anche sui territori, non è stato un punto di riferimento, non ha saputo, come dire, anticipare come la precedente Commissione fece, penso al tema dei testimoni di giustizia, penso al tema delle stragi di Stato, penso al processo e al rapporto mafia-Stato, insomma, penso a una serie di questioni che, come dire, anche se non concluse, ma sono state istruite e consegnate al Parlamento con un'elaborazione, con un livello di elaborazione e di approfondimento tale da poter anche, come dire, in modo conseguente agire e come dire, mettere a terra.